Eccoci qua con il nostro video commentatore Peppe Di Giovanni per commentare una partita ricca di gol, quella tra Real Brocca e Bulldog. Chi ha vinto? Hanno vinto i Bulldog in una partita bellissima, vero? Una delle migliori partite, se non la migliore, di queste prime 5 giornate di Serie C. Un secondo tempo da favola, da Matrix, con gli accipicchia, a tifare per il Real Brocca fino alla fine, con dei ritmi fantastici, una partita meravigliosa che è finita 6 a 5, pensa Piero, con un tiro libero parato sul fischio finale, tiro libero del possibile 6 pari di De Marco, messo da Minniti con la Madonna sul palo e è finita così la partita. Ma andiamo a raccontarla tutta dall'inizio. Il match parte con le buone giocate da parte dei Bulldog, che all'inizio sono orfani dei fratelli di Spataro, che arriveranno in ritardo. Quindi cominciano in 5 contatti i Bulldog, che tengono lì in difesa. Real Brocca ottima la coppia difensiva Trippi-Mulè, almeno all'inizio di questa partita, poi sarà, diciamo, sarà costretta a cadere sotto i colpi di Forzano, bomber infallibile anche oggi. E diciamo che i Bulldog hanno stretto la loro morsa i Real Brocca con il grandissimo albanese, giocatore ormai vera e propria conferma di questa Serie C, grande talento, grandi giocate. E albanese proprio ha portato in vantaggio i Bulldog con una puntata su una palla vagante. Il raddoppio è stato immediato, del 2-0 di Spataro, del capitano di Paolo Spataro, con un'ottima percussione, una notevole percussione, il destro che finisce sul primo palo. Il 3-0 di Benny Spataro, che approfitta, diciamo, della fragilità difensiva del Real Brocca, che iniziano male con la coppia centrale Geraci Mantia. Sembra una partita a senso unico perché il pallino del gioco è completamente in mano ai Bulldog, e i Real Brocca si fanno vedere con qualche azione di De Marco, per esempio la puntata di De Marco del quindicesimo. Ottima la risposta del portiere Minniti. Ma prima della fine del primo tempo accorcia il Real Brocca, accorciano con l'1-3 di Forzano, che diciamo raccoglie una gran palla di Virdone che si inserisce in mezzo a due, da questa palla a Forzano che la spinge in rete. E gol dell'1-3 che riapre la partita e la riapre sul serio, perché il secondo tempo si apre con il botto. All'inizio i Bulldog provano a chiuderla con le varie occasioni per Albanese, per i fratelli Spataro. Chiude la porta in faccia a tutti il portiere Costa ed il 2-3 è immediato di Forzano, che gira in porta come quasi Borriello con il Cluj, gira in porta un lancio alle retrovie e lo mette sul secondo palo. È un gran gol, una grande giocata di Claudio Forzano che riapre questo match, e il 3-3 è immediato con una gran palla di De Marco per Cucchiara che appoggia in gol. Il gol è del 3-3, inizia la partita completamente a favore dei Real Brocca. Adesso la partita si infiamma ed è un festival del gol. Il 4-3 è immediato, diciamo è un destro di Albanese, una puntata dal limite che trova Costa impreparato sul primo palo, ma dopo il 4-3 è incredibile come subito c'è il clamoroso 4-4, grande reazione da parte del Real Brocca. Un'azione rocambolesca con vari rimpalli e la rete finale ancora di Claudio Forzano. Sul 4-4 immediato 5-4 di Albanese in mischia, è una partita stupenda. Diciamo il tiro di spot è stato ribattuto, poi varie mischie in area con Spataro. Albanese gira, la palla sbatte sul palo, anche un gol fortunoso, il gol del 5-4, ma subito il gol del 5 pari è ancora di Forzano, che stavolta vince un rimpallo con Albanese, colpevole di una chiusura difensiva non eccellente e perfetta. E diciamo sigla il gol del pari. Il 6 a 5 è merito di Spoto con una mischia furibonda, altra mischia furibonda, gol in fotocopia a quello del 5 pari. Spoto riesce ad alzare il pallone con la scivolata decisiva di Mantia. Mantia non riesce a prendere questa palla, la palla entra lemme in porta. Il gol del 6 a 5 che chiude questa partita non prima dell'episodio del tiro libero di De Marco con una parata di Minniti, a cui i compagni dovranno fare un monumento. Una partita, è stata una partita fantastica fra una squadra fantastica, quella dei Bulldog, è una squadra che gioca veramente bene. I Real Brocca giocano benissimo al calcio, dovrebbero coprirsi un po' meglio, ma la fase offensiva è un piacere vederli, tocchi di prima, grandi passaggi, e poi c'è Forzano che capitalizza tutto. A parte, a memoria, ricordo un errore clamoroso di Forzano, mi sembra sul 3-2 o sul 3-3, quando si può perdonare, no? quando ha messo a lato l'assist di De Marco a porta vuota, però si è fatto perdonare con il poker, il solito poker di Forzano, o tripletto poker, non si discosta mai.
da questi standard. Sì, no, ha veramente un ottimo rendimento alto, soprattutto in zona gol, soprattutto come termine offensivo. Mentre per quanto riguarda i Bulldog, ennesima conferma, quinta vittoria consecutiva, sempre all'assalto degli Accipicchia che oggi hanno vinto, quindi sono ancora primi. Bulldog in cui erano assenti di Ippolito e Bulgarella per il turnover. Bulldog che sono una grande squadra, giocano bene al calcio, è un bel vedere giocare il Rally Spataro, Spoto e soprattutto questo talento albanese. E la difesa di Tripi e Mule. Quindi Bulldog sono destinati a mio avviso ad andare in Serie B, anche perché sanno vincere anche con i nervi, e l'hanno dimostrato anche oggi. Perfetto, Peppe Di Giovanni, perfetto come al solito, veramente eccezionale. Quindi ringraziamolo e grazie alla prossima. Grazie mille e un saluto a tutti, ciao.